Da molti il nome di Patrick Wilding non dice niente. Non è un super attore o un regista pluripremiato agli Oscar, né un astronascente del calcio inglese. Patrick Wilding nasce da un segno. Un segno, un piccolo segno di matita. Nasce da un bozzetto di 50 anni fa. Patrick Wilding, meglio conosciuto come Zagor, è un personaggio creato negli anni 70 da Sergio Bonelli, uno dei padri del fumetto italiano. Zagor non è un personaggio qualsiasi, ma è il personaggio principale dell'omonima serie Bonelli. Tanto per intenderci, Sergio Bonelli editore è la casa editrice di Tex, Dylan Dog, Nathan Never. Chi ha un minimo di passione per la nona arte, il fumetto, sa di cosa sto parlando. Quello che tante persone non sanno, anche tra gli stimatori dei fumetti, è che Zagor ha una particolarità, una differenza che lo distingue da tutti gli altri fumetti. La sua serie non inizia dall'albo numero 1, ma dal numero 52. 52 è anche il numero di questa nuova puntata di Radio Orson, un'avventura iniziata poco più di un anno fa, durante il lockdown. Un segno? Mi piace pensare che la nostra vita sia piena di segni, non casuali, che dobbiamo cercare nel nostro quotidiano e provare a dargli un significato. Tra pochi giorni, in cooperativa, daremo spazio ad un evento incredibile sul fumetto, 8 giorni dedicati ai segni che i migliori fumettisti italiani e stranieri ci hanno regalato e che ci fanno sognare, fin da quando li leggevamo da bambini. Un altro segno. Ma perché Zagor comincia dal 52 e non dal numero 1? Da quando mi sono appassionato di fumetti, e anche di Zagor, quel numero 52 mi ha sempre suscitato una particolare attenzione. Mi affascina. Cosa rappresenta il 52 per Zagor? Cosa rappresentava per l'editore? Devo svelarvi subito che la scelta del 52 non è stata una scelta casuale dell'editore, ma una scelta puramente commerciale. È stata dettata dal fatto che nella serie iniziata con il primo numero, la Zenith Gigante, Zagor era semplicemente uno dei personaggi che nel tempo ha avuto più fascino tra i lettori. Dare più spazio e sviluppare la storia di Patrick, quindi, è stata sicuramente una scelta vincente, perché Zagor viene tuttora stampato e letto da migliaia di persone. Però quello che più mi appassiona, che più mi affascina, non è certamente la scelta commerciale vinta. Mi affascina pensare che la storia di Zagor, la nuova vita di Zagor, non inizia dal primo numero semplicemente perché si inserisce in una storia già esistente, con puntate già scritte, lette, vissute, non tutte particolarmente saporite. La nuova storia, la nuova vita, con un sapore e una caratura decisamente diversa, inizia proprio dove finisce la sua storia passata. Zagor rinasce, riparte dal numero 52 con una nuova veste grafica, con un nuovo titolo, e la serie in poco tempo acquista più valore rispetto ai 51 numeri precedenti. In questo tempo si parla molto di ripartenza, di rinascita. Ma la storia che andremo a vivere, la nostra, non è una storia nuova che nasce oggi. È semplicemente la nostra vita che continua. E abbiamo l'opportunità, come è successo a Zagor, di dargli una caratura diversa. Dipende solo da noi decidere che nuova veste dargli e se vogliamo dargli più valore.